Il futuro della scuola teramana non passa attraverso i prefabbricati in legno, bensì attraverso i moduli, che altrove hanno già dimostrato di essere strutture affidabili e sicure, come quelle che vorremmo prevedere al polo dell'Alessandro. È un sindaco Brucchi a tutto tondo sulla questione sicurezza delle scuole, quello che ha parlato a ruota libera nel corso della puntata di 45 giri, che andrà in onda questa sera alle 21 sul canale 634 di Super J. Brucchi ha ammesso di essere stato sorpreso dagli indici sismici, in particolare da alcuni edifici, e che le scelte di chiusura e riaperture non saranno di Brucchi o di un comitato dei genitori, bensì di tutti. Non parto con preconcetti, ha detto il sindaco nel corso della trasmissione, punto soltanto ad ottenere la sicurezza dei ragazzi. Le schede e i risultati presentati la scorsa settimana, ha detto il primo cittadino, hanno un valore relativo se non di programmazione. Spetterà adesso ai validatori, un organo terzo che probabilmente sarà l'Università di Ingegneria dell'Aquila, a dover studiare i risultati degli studi di vulnerabilità e dare indicazioni sul destino delle scuole. Sul rapporto con il presidente della provincia, Renzo Di Sabatino, e l'ipotesi di chiudere edifici con indici inferiori a 0,2, Brucchi ha ripetuto che serve condivisione e programmazione. Sono io che metto le firme sotto le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ha chiosato il sindaco. Dovremmo confrontarci, ripeto, perché non è che Di Sabatino lui può decidere che chiude le scuole sotto un indice e tiene aperte le altre, e Maurizio Brucchi decide una cosa diversa. Vanno questi dati incrociati, capire che tipo, di fronte a che tipo di scuole ci troviamo, come sono costruite, quando, cioè ci sono tutta una serie di parametri tecnici, dovranno partecipare i tecnici e poi si esce con un quadro. Poi se invece dobbiamo fare a chi è più bravo, e vabbè, ognuno, io non ho questo, per me non è una competizione, non mi interessa. Quanto ai comitati che incontrerà martedì prossimo, Brucchi ritiene di poter condividere con essi le scelte, mentre un atteggiamento deciso lo terrà nei confronti del ministro della scuola, Fedeli. Dovrà darmi risposte certe sull'aiuto che andremo a chiederle, altrimenti tornerò con la fascia a Roma.